Oh, allora, voi sapete che da qualche settimana a questa parte mi sono riproposto, e lo faccio con proprio forza e fermezza, di dare spazio anche ai cantanti che magari non hanno i parterre de rois, non sono famosissimi, che però fanno della propria, ovviamente, insomma, arte, la propria vita, e in questo periodo hanno delle grandi difficoltà, insomma, non c'è live, non ci sono le cose. Allora, vi voglio presentare un artista che in realtà rappresenta, è un artista nella sua versione singola, ma anche un quartetto. Loro sono The Mocha Quartet e devo dire la verità, in varie zone dell'Emilia Romagna si fanno piacere, fanno sempre delle grandi cose. Io sono un grande stimatore loro perché sono molto bravi. E devo dire la verità, però lui, Io Sono Mocha, ha generato una situazione particolare e insomma mi ha sottoposto dei video che circolano anche in rete che a me sono piaciuti molto per delicatezza, ma soprattutto per intelligenza musicale. Allora, siamo pronti a dare spazio non ai famosissimi, ai mondiali, ma anche alla roba della nostra regione con Bonus Track. Ok, e allora gustatevi questo video perché se non lo conoscete è un bravissimo artista, se lo conoscete avete avuto una botta di fortuna che ve lo faccio ascoltare questa mattina. Eccolo. Perdersi tra le nuvole. Le persone sono così piccole quando guardi il cielo. Non sono nessuno, ma ogni volta la bocca mi rimane aperta in segno di stupore. Essere intelligenti o colti. Basta semplicemente starsene zitti e ascoltare. Il mondo resta fermo mentre il cielo è ballerino e comincia a volare, libero come un uccello finalmente, prima della tempesta. È meraviglia. Io devo dire una cosa. Dagli dentro, perché? Perché ci sono dei generi musicali che a volte sembrano ermetici, sembrano robe incredibili. In realtà, invece, a volte le poesie in musica sono qualcosa di fantastico. Allora, avete capito? Ci sono un sacco di persone che nella vita fanno questo mestiere, ma non sono famose. Hanno fatto i locali, fanno le piccole piazze. È per quello che ho voluto fare Bonus Track. Perché è proprio lì il momento dove in qualche modo in una trasmissione come questa viene aperta una finestra anche su chi lo fa di mestiere e magari non incide dischi, non vende milioni di copie, non fa i mega video, però in realtà poi esistono. E guardate, la copertura di tutta la musica è proprio bella perché l'arte deve essere varia, quindi ognuno il suo, c'è chi fa rock, chi fa pop, chi in questo caso, ricordo, lui si chiama Io Sono Mocha, andate sui suoi social che insomma troverete un sacco di informazioni su di lui.